servizio. Come cerchiamo di rendere un servizio? Presentandomi anche delle storie, storie che ci narra Stefano Salimbeni, in questo caso da Boston, per farci conoscere Paola Malanotte, una docente di oceanografia fisica che ci racconta i suoi studi sui cambiamenti climatici, argomento molto attuale. Vediamo. Paola Malanotte, docente di oceanografia fisica al Massachusetts Institute of Technology. Che sta succedendo al clima? Il riscaldamento mondiale è inequivocabile, è totalmente provato, stiamo scaldandoci tanto, perché tra il 1970 e il 2000 la temperatura media del globo è aumentata di mezzo grado centigrado, che è tantissimo. Una delle conseguenze è l'aumento degli eventi estremi. È il caso di allarmarci? Eh sì, è il caso, perché l'aumento di gas serra, tra cui l'anidride carbonica, il metano, eccetera, produce l'aumento della temperatura dell'acqua. La causa più importante dell'aumento del livello marino è l'espansione termica, perché termodinamicamente quando l'acqua si scalda si espande. Se non vengono ridotte drasticamente le emissioni di gas serra nell'atmosfera, quello che c'è nell'atmosfera non viene eliminato da un momento per l'altro. Chi sono gli inquinatori? Sono quelli che producono carbone, olio, e sono gli Stati Uniti, la Cina e l'India. Kyoto fu totalmente rinnegato dall'amministrazione Bush, sulla scusa che finché la Cina e l'India non aderivano agli accordi internazionali, gli Stati Uniti non vedevano nessuna ragione per aderire agli accordi, quindi Kyoto fu completamente rinnegato. Questo qui purtroppo non esuliamo dal campo della scienza, entriamo nel campo della politica, ma lo scienziato deve comunicare informazione, il più possibile corretta, e deve cercare di rimanere obiettivo, di dare anche l'incertezza della previsione, è perché questa è parte della verità scientifica. La verità scientifica non è assoluta, la verità scientifica è una verità che ha dei limiti di errore. Non tutti i suoi colleghi sono d'accordo sul fatto che il riscaldamento globale è colpa degli esseri umani. I negazionisti sono tutti in buona fede? Alcuni scienziati sono ancora in buona fede, altri hanno revisionato le proprie posizioni, perché conosco alcuni scienziati che negavano fino a 10 anni fa e adesso invece si sono arresi all'evidenza che è irrefutabile. La maggior parte delle voci contro sono di persone che forse non sono estremamente specializzate nel campo, ci sono le poche voci contro, sono ancora di persone che persistono alla loro opinione ma stanno sparendo. Veramente, perché già nel 2007 quel rapporto dell'IPCC concluse warming is unequivocal, adesso la cosa, cioè, non è più quasi neanche in discussione. Il suo interesse per i fenomeni degli oceani e dei mari nasce da un'esperienza personale. Eh sì. Il fatto che sono andata a vivere a Venezia, il fatto che ero a Venezia quando c'è stata la prima enorme acqua alta del 4 novembre del 66, e fra le prime cose scientifiche che ho fatto erano modellini molto semplici per la previsione dell'acqua alta a Venezia. È un cerchio che si chiude. Io sono stata consulente dal 95 fino all'anno scorso, 2013, per il consorzio, e la prima diga è stata alzata e tornata sotto due volte, 28-29 novembre, e mi spiace che non ero là. Cosa manca in America che c'è in Italia, e cosa manca in Italia che c'è invece in America? L'America è un grande paese, è un paese di opportunità, e che non occorre essere ammanigliati per riuscire. L'MIT è il posto più eccitante del mondo, intellettualmente, scientificamente, ed è un posto veramente di crescita continua. In America manca quello che abbiamo in Italia, che è la grande civiltà, che non è solo una questione di monumenti e di bellezza, ma è una questione anche proprio di umanità. Il progresso è correre con tutte le macchine, civiltà è
assaporare la vita quotidiana e Venezia è la città più civilizzata del mondo, perché non si può correre. Sempre in terra statunitense, ma da Boston